do la parola a questo punto, assumendo un po' di fatto il compito di coordinatore della riunione al prorettore Roda. Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire che io ho saputo solo poco più di 20 minuti fa che il professor Pellizzetti era malato, ero venuto qua per assistere a questa cerimonia. Ma devo dire, evidentemente funziona bene la squadra dell'università, perché io sono uscito ieri da un'influenza, stamattina c'è entrato Pellizzetti, non ci sono vuoti, insomma. Detto questo, devo dire che mi sento un po' intimidito, ma anche molto onorato di intanto portare i saluti dell'università a tutti i presenti, quasi tutti i colleghi, oltre naturalmente alle autorità che ci onorano di essere qui stamattina. Il saluto dell'università, il saluto mio personale. Il saluto di un'università che ha l'orgoglio di aver avuto Norberto Bobbio come suo maestro, non sono certo io a dover dire la misura del suo magistero e la forza del suo magistero. Un'università che credo continui ad avere l'orgoglio di maestri antichi, di maestri contemporanei, penso a Alessandro Galante Garrone, di cui coincide insomma il ricordo del centenario della nascita, penso a Franco Venturi, penso a tanti altri che ci hanno in varia misura formato, ma un'università che ha anche l'orgoglio di avere tanti studiosi e intellettuali che quel ammaestramento continuano nel tempo, tanti sono qui presenti ed è questo l'orgoglio maggiore. Ecco, non prendo molto tempo, non è giusto né corretto rispetto ai molto più preparati di me relatori di questa mattina, ma proprio riflettendo stamattina, venendo qua e pensando di venire così a trascorrere una mattinata di ascolto semplicemente, riflettevo su due elementi, no? Ogni volta che si commemorano personaggi di questo livello, e qua siamo appunto a livelli stratosferici, in genere si tende a rammaricarci che non ci sono più quei maestri, insomma, che appartengono a una realtà diversa da un lato e che, altra considerazione che in genere si fa, cosa direbbero se fossero qui adesso di fronte alla situazione, eccetera. Beh, credo che siano considerazioni giuste da un lato, ma anche un po' superficiali. In realtà quei maestri ci sono, cioè quei maestri ci sono in due sensi, nel senso del peso ancora fondamentale del loro insegnamento e della praticità del loro insegnamento attraverso coloro che lo ritrasmettono. Quei maestri ci sono. Il futuro di Norberto Bobbio, si diceva, no? Questo è il futuro di Norberto Bobbio e di tutti gli altri maestri. Ci sono. Non solo, ma l'altro aspetto che mi pare interessante è che in realtà il loro insegnamento non è un insegnamento di elite, un insegnamento, come dire, che riguarda solo classi intellettuali minoritarie. Penso al successo delle lezioni Bobbio, dell'amico organizzate dall'amico Bovero negli anni scorsi, che ebbero un successo eccezionale di pubblico e non era un pubblico scelto, selezionato in funzione elitaria, in funzione culturale. E quindi, insomma, questo in un periodo in cui
il pessimismo della ragione rischia di diventare anche il pessimismo della volontà, insomma. Questi elementi ci fanno un po', come dire, sperare. Seconda considerazione, così da storico dell'antichità, no? Se noi pensiamo al mondo antico, al mondo romano, che è il mio campo di studi, io credo che allora pensare a una separazione e eventualmente a un conflitto o a una complicità fra politici e intellettuali era una considerazione assolutamente assurda, insomma. I politici erano gli intellettuali e gli intellettuali erano i politici. Ora, ciò aveva evidentemente tutta una serie di elementi negativi, insomma, ma aveva anche un elemento positivo. Nessuno pensava a livello di opinione pubblica che potesse essere disgiunta la cultura dalla politica, e nessuno pensava a livello di opinione pubblica che le virtù in sé, un conto poi era esercitarle o meno, ma che le virtù in sé fossero disgiunte dalla politica. La politica era cultura ed era virtù, era etica ed era cultura, se no non era politica. Allora, questo insegnamento, in un momento in cui, come il professor Zagrebelsky ci diceva l'altro ieri, la libertà è a rischio, e in cui la virtù della giustizia è una virtù che dobbiamo riscoprire, l'enorme quantità di manifestazioni in onore di Norberto Bobbio, che anche queste non discendono tutte dall'alto, ma sono spesso iniziativa spontanea, iniziativa collettiva, iniziativa generale, questo ci aiuta un po' a sperare che la politica futura sia nuovamente cultura etica e che la partecipazione alla politica sia nuovamente una partecipazione di valori reali. Grazie.